voglio aggiungere per la faccenda ASI, vorrei aggiungere che è un altro argomento importante, si andrà a discutere l'allargamento dell'ASI. Scusate, 13 anni fa sono stati espropriati oltre 50 ettari di terreno a dei cittadini di Lucera. Di questi nemmeno uno è stato pagato, nemmeno uno da parte dell'ASI, non il Comune, ma l'autorizzazione l'ha data il Comune. Nessuno è stato pagato. Io mi chiedo, se l'avessero tolto a me quel terreno e ci vivevo con quel terreno, cosa mi è successo? Nessuno si è preoccupato di questo. Quando vogliono pagare questi benedetti signori dell'ASI, questi cittadini? Prima domanda era questa. La seconda domanda a cui dovrebbero risporre, perché su 62 lotti assegnati soltanto 10 sono insediati effettivamente? Anzi, su 62 lotti previsti, solo 10 sono insediati effettivamente. Degli altri, praticamente 23 sono stati assegnati in questi giorni e una trentina non sono mai nati. Perché non si revocano le concessioni a chi ha avuto questo terreno 13 anni fa e ha dimostrato di non voler fare assolutamente nulla, tant'è che non ha fatto nulla, e si riassegnano a chi li vuole? Ma soprattutto l'altra domanda, dove andranno a prendere i soldi questi signori dell'ASI per pagare i nuovi cittadini di Lucera che verranno nuovamente espropriati? Io l'ho fatta questa domanda ieri al presidente dell'ASI, con il quale abbiamo avuto un incontro su a Palazzo Mozzagrugno. Non mi ha risposto. E allora possiamo noi autorizzare un esproprio dei cittadini di Lucera senza sapere se questi verranno pagati? Anzi, già sapendo che non verranno pagati perché non sono già stati pagati quelli di prima, al commissario ho chiesto perché non paga quelli di prima, mi ha risposto spassionatamente che loro lo faranno con i soldi che andranno a prendere adesso con queste 23 assegnazioni, ma che sono insufficienti per tutti quanti, e quindi gli ho chiesto per l'altra parte che non avete i soldi, come contate di farlo? Non mi ha risposto. Nei tempi passati avevano detto che avrebbero fatto un mutuo con una banca e avrebbero pagato questi signori qua. La banca il mutuo non glielo ha concesso, evidentemente perché ha visto che non ci sono garanzie. E quindi noi oggi andiamo a fare questo allargamento dell'ASI, che serve una sola cosa: far attingere all'ASI dei finanziamenti da prospettiva subappennina e quindi poter gestire quei soldi. Ma lì non sorgerà nessun capannone, perché se si vuol far insediare le persone, perché non facciamo il nostro PIP, che non dobbiamo dar conto a nessuno? Scadono adesso 4 milioni di euro di finanziamenti, 63 milioni di euro in tutta la regione Puglia. Noi potremmo infrastrutturare il PIP con quelle risorse lì. Perché non facciamo questo? Perché quei 13 artigiani su Via Troia che hanno già il terreno e che vogliono fare il capannone sul proprio terreno, perché non gli diamo la possibilità di farlo? E anche questi potrebbero accedere a questi finanziamenti. È questa la vera volontà di creare sviluppo. Ma se noi invece vogliamo correre dietro a queste fantomatiche sigle che hanno dimostrato già negli anni passati di non portare nulla, quei 4 milioni e mezzo certamente non serviranno che a far gestire a questi signori questi soldi qua. Non sorgerà nemmeno un'attività produttiva su quei terreni là. Noi naturalmente siamo assolutamente contrari a questo tipo di politica.